Era un grande e l'Italia ha perso un pezzo dell'Italia, si è perso adesso. Basta. È all'ombra di un pino secolare, nel cimitero romano riservato a chi pratica culti diversi dalla religione cattolica, che riposa Andrea Camilleri. Una cerimonia privata per i soli familiari gli ha reso l'ultimo saluto. In fila, per rendergli omaggio, anche alcune centinaia di cittadini. Lo ha conosciuto attraverso i libri o attraverso la TV? Ma io ho letto tutti i libri di Camilleri sulla serie Il commissario Montalbano. No, ho visto qualcosa in TV, ma da oggi poi cominciare a comprare qualche libro suo. Ho visto questo commissario Montalbano e qualcosa l'ho visto, ho cominciato a leggere ieri. Ha ragione dunque il presidente Mattarella, che lo ha ricordato come un moderno narratore che ha avvicinato al mondo dei libri un gran numero di persone. Ma non solo, Camilleri ha anche inventato una nuova lingua. Una lingua che è rientrata un po' in tutte le case. Conosciamo per lo più il dialetto fiorentino e quello napoletano e da qualche anno anche quello vigatese. Parole che poi abbiamo imparato tutti, come tagliare, come scidricare, come cabasisi e così via. Cabasisi. Mi dispiacerebbe che fosse ricordato, un po' lo è, soprattutto per il Montalbano televisivo, perché non era quello il cuore della sua cultura. Intelligenza, educazione e intelligenza. Ho visto che più avanti, l'avevo già visto, c'è la tomba di Gramsci, voglio immaginarli che tra poco si prendono un caffè insieme e mando un bacio.